Come vedete, oggi siamo qui riuniti presso la parrocchia di San Giuseppe di Borgata Costiera. Ecco l'esempio di quello che stanno realizzando queste magnifiche mani. Anche questa è arte e con il pane devozionale si sta entrando nel vivo della festa del pane e della pasta 2018. Questa è la quarta edizione. Naturalmente in anno questo evento è cresciuto in maniera esponenziale. Devo ringraziare l'Unione Nazionale Arma Carabinieri per aver creduto in questo importante progetto. Ringrazio la Proloco, l'Associazione Ambiente Uniti per la grande collaborazione e la grande mano che ci stanno dando, ma soprattutto devo ringraziare chi sta realizzando tutto ciò, quindi la Chiesa di San Giuseppe Borgata Costiera, la Chiesa di Santa Maria Gesù e di San Francesco. Vedete, la festa del pane e della pasta è la festa dell'Unione, unisce tutti. Oggi attorno a questo tavolo ci sono sedute parecchie famiglie, parecchie diversamente abili, parecchie bambine e parecchi anziani, con il solo interesse di lavorare per questo importante evento, realizzare tutto ciò che loro amano, c'è questo bellissimo pane. E io devo ringraziare di vero cuore l'amministrazione comunale e oggi l'assessore Ballatore per la presenza che ci ha onorato, significa che crede a questo importante progetto, ci ha creduto sin dal primo anno. Siamo alla quarta edizione, sembra un piccolo miracolo, c'è chi definisce, come ha detto il sindaco, un'idea geniale questo evento. Quest'anno si è arricchita Borgata Costiera di una grande opera d'arte, è stata realizzata una bellissima scultura dall'architetto Gerry Bianco, significa che noi stiamo valorizzando questa bellissima borgata, recuperando alcuni scorci dimenticati dalla politica del passato, come la via dei Lavatoi, la piazza di San Giuseppe e tante altre zone di questa borgata. Questo è il primo dei tanti incontri che faremo in questo percorso di avvicinamento del 4, 5, 6, 7 agosto qui a Borgata Costiera, che sicuramente delizierà non solo la città di Mazara del Vallo ma tutta la provincia, perché si aspettano tante presenze. Questa nostra amministrazione, con alla guida il nostro sindaco onorevole Nicola Cristaldi, ha avuto e ha continua ad avere sempre come obiettivo e un traguardo il binomio cultura, spettacolo e turismo. Mazara Costiera è diventata una realtà che ogni anno e ora per ben 4 anni ripete il suo evento sempre con più grandiosità e con più interessamento da parte di tutti. Questa amministrazione ha voluto anche questa realtà insieme a tante altre cose. Tutti coloro che si spendono, io un ringraziamento lo devo fare prima di tutto a tutti gli abitanti della Borgata Costiera che incessantemente, con grande volontà, con grande sforzo e con grande piacere si adoperano sempre ad organizzare questo anniversario, e siamo arrivati al quarto anniversario della festa del pane e della tradizione. È un momento in cui la borgata si riunisce, è un momento in cui la borgata vive momenti di grande partecipazione da parte di tutti i cittadini e di tutti i paesi viciniori. Gli autori delle opere che diventano sempre più numerosi, e la presenza quest'anno di una scultura all'ingresso della nostra borgata rende ancora di più interessante e principalmente coinvolge sempre di più i nostri concittadini. Un ringraziamento va dato alle parrocchie, alle associazioni che con grande sforzo e grande partecipazione sono sempre uniti e sempre laboriosi per poter realizzare questo evento. Un ringraziamento va a tutti coloro, consiglieri comunali, operatori, Proloco, che si dedicano incessantemente a questa nuova realtà. Ormai è una tradizione, è un momento culturale, è un momento di turismo che questa città non può più perdere. Vogliamo sempre che questo evento, questa manifestazione diventi sempre più importante e ogni anno possa regalare ai nostri concittadini, a tutti i nostri viciniori, momenti di partecipazione culturale, turistica e di spettacolo. Grazie a tutti e grazie a coloro i quali si adoperano per questa realizzazione. Eccoci un altro anno a Borgata Costiera per celebrare il pane e la pasta. Quest'anno nuovo alimento principe della nostra alimentazione ha fatto l'ingresso alla festa del pane anche la pasta, visto che Mazara, oltre
alla tradizione cerealicola e alla produzione soprattutto del pane e anche dei pani devozionali, ha anche due grossi impianti dei pastifici che producono dell'ottima pasta e che esportano in tutto il mondo. Quindi quest'anno alla festa del pane ci sarà anche la pasta, oltre a tutte le altre attrattive, a tutti i prodotti tipici locali, la carne, il pesce, quindi lo street food. Siamo qua oggi in occasione del laboratorio del pane per realizzare i classici pani votivi che saranno esposti all'interno della mostra Non Solo Pane, che sarà allestita sempre nella centralissima piazza di Borgata Costiera. Qui presenti anche altre associazioni abilmente uniti, la comunità di Santa Maria di Gesù, la parrocchia di Santa Maria di Gesù, che ogni anno sposa l'iniziativa e che partecipa soprattutto nella realizzazione di questi splendidi capolavori. Un grazie a Francesco Foggia, l'ideatore della Festa del Pane, che ha voluto quest'anno ancora me e con me anche l'associazione Proloco, e all'amministrazione comunale, alla presenza dell'assessore Vito Ballatore, che crede come noi in questa splendida iniziativa. Noi dell'associazione Abilmente Uniti siamo fieri e felici di partecipare alla quarta edizione della Festa del Pane e della Pasta, organizzata dall'Unione Nazionale Arma dai Carabinieri e coadiuvata anche dalla Proloco, insieme a tante persone del volontariato che fanno volontariato a Mazara del Vallo, tante altre associazioni. Vorrei ringraziare anche il consigliere Francesco Foggia, che ha avuto nuovamente, oltre ad avere questa brillante idea di questa festa del pane e della pasta, ha voluto comunque riunire di nuovo tutte le associazioni del territorio per far vedere questa unione che c'è tra di noi, che comunque funziona, e siamo di nuovo a questa quarta edizione. Noi siamo qui per dare una mano e contribuire comunque in questa giornata della realizzazione dei pani di San Giuseppe, questo pan devozionale. Sarà una bella occasione di aggregazione, di condivisione anche dei valori nostri, culturali, della nostra città.